sintonia sono le sagome, anche nella variante della storia immaginaria, e la fiaba. Entrambi hanno toccato un tema centrale per me, che è quello della percezione del mio corpo nello spazio e la percezione del mio ruolo nella realtà e nelle relazioni. Il metodo autobiografico creativo per l'intelligenza emotiva è una metodologia di trasformazione personale, ma anche strumento di aiuto per gli altri per sviluppare l'intelligenza emotiva. È una metodologia del fare, totalmente esperienziale, e si basa sull'utilizzo di mezzi artistici, della scrittura e dei movimenti del corpo. Queste tecniche permettono il dialogo profondo e sincero di noi stessi e scavano nel profondo per darci una nuova consapevolezza. La parte del metodo autobiografico con cui io mi sento più in risonanza è, ho trovato che fosse la sagoma. Trovo che, nonostante appunto il lavoro si sappia perfettamente che debba essere cominciato dalla scuola elementare e anche prima, abbia delle ricadute molto positive in relazione alla consapevolezza di sé, alla capacità di gestirsi, a una consapevolezza sociale, e a un'abilità relazionale e diciamo in ultima la parte più matura di questo lavoro sull'intelligenza emotiva, la capacità di prendere di prendere delle decisioni responsabili che possano avere una miglior ricaduta anche su tutta la comunità e su tutta la società.